Quindi abbiamo concluso la stagione, abbiamo concluso la stagione cercando di dare un tono diverso a quella che per noi non è una retrocessione ma una promozione in Serie B. E quindi la promozione in Serie B abbiamo cercato di portarla su un progetto che parte da una vittoria 10 anni fa nel campionato di C2, che ci ha visto in tanti campionati, sia in Serie A dilettanti che in Serie B dilettanti. Siamo ritornati di nuovo in B dilettante quest'anno, è un campionato comunque di grandissimo livello. Il segnale che volevamo dare è che questa non è assolutamente una retrocessione, ma è una giornata o un periodo o un momento di non positività nell'arco di un progetto che da 10 anni c'è e per altri anni ancora andrà avanti, che va al di là della quotidianità del successo o dell'insuccesso. Abbiamo sempre gestito le situazioni in questa maniera, forse i giocatori a Senigallia si sono sempre trovati bene e vanno bene proprio perché in questo ambiente non si esalta la vittoria ma non ci si deprime nella sconfitta, per cui cerchiamo di avere i toni giusti in ogni occasione e quindi in maniera diversa dal solito piuttosto che essere depressi per una sconfitta che d'altra parte poi era largamente preventivata se teniamo conto di quello che rappresentava Senigallia in questo campionato, quelli che erano i bilanci, quelle che erano le grandissime città e quella che era la difficoltà unica di un campionato in cui metà delle squadre retrocederanno. Per cui siamo rimasti fino in fondo a lottare, a 2 giornate dalla fine ancora lottavamo per evitare uno dei 6 posti per la retrocessione diretta, per cui siamo comunque ben contenti anche del risultato tecnico e soprattutto siamo contenti della serenità e vogliamo ringraziare ancora la stampa, ringraziare gli sportivi, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato perché l'immagine di Senigallia è l'immagine di tutte le componenti che sono state intorno alla pallacanestro.